Nelle ultime due gare abbiamo visto la strategia dell'utilizzo del DRS. Sono abbastanza sicuro che qui in Australia la vedremo ancora di più perché tutti i rettilinei hanno una zona DRS. Quindi ci saranno diverse occasioni di sorpasso, dovranno essere fatti con intelligenza. È un circuito completamente nuovo, asfalto nuovo, niente dossi e curve diverse. Sembra una pista un po' diversa da quella a cui eravamo abituati in passato. Bisogna fare attenzione durante le prime prove libere e valutare come reagisce la macchina. Controllare i vari settori, le zone DRS, tutto insomma.